Buongiorno e buon inizio del weekly vlog. C'è la mamma con i jeans strappati uguali ai miei e si è messa a gambe divaricate ridendo per farmi vedere che aveva i miei stessi jeans. Come sapete, nello scorso weekly noi questo sabato andiamo a fare il brunch in questo posto che è Life a Gallarate. Abbiamo visto ieri il menù e volevamo provarlo. Ciao mamma! Ciao! Poi la mamma va a lavorare e vi porta a casa, vero? Yes. Io monto il video per settimana prossima, che voi avrete Io ho sicuramente già visto. la chitarra dietro, sempre. Esatto, quindi si mette a suonare in mezzo alla strada. Quando imparo bene vado in Duomo. Ecco. Siamo appena arrivate, già da 20 minuti in realtà. Abbiamo ordinato, però adesso è arrivato il succo, il caffè americano, che come vedete sono compresi nel menù. Io ho una fame assurda, vero? Ho preso, allora, abbiamo preso sia quello dolce, il meno dolce, che quello al pesce salato. Solo noi possiamo fare queste cose. Cioè, che brunch, ragazzi. Sì, era l'omelette, la quiche, la bruschetta col salmone, tramezzini, ciao, French toast, pancake, plum cake, yogurt. Io ho Instagrammare. Sì. Che bontà divina, ragazzi. Allora, siamo appena uscite, adesso andiamo alla macchina e abbiamo mangiato veramente bene, vero mamma? Molto, Molto, molto bene. Finalmente un posto dove fa da mangiare come si deve, proprio all'americana. Anche il caffè americano era molto buono, anche se avrei voluto assaggiare quello vero. Cioè, nel senso, quello fatto proprio come lo faccio io a casa, che è diverso, perché era molto forte questo, perché ovviamente ha fatto con l'acqua calda e poi ha messo il caffè con l'espresso. E mentre io a casa lo faccio proprio col filtro, ci sto venendo addosso, lo faccio col filtro, il caffè è proprio americano, apposito, perché ha la grana, cioè non è che è americana, è un caffè con la grana più spessa. E quindi quando l'acqua filtra nel caffè non è, cioè tipo non è fortissimo come il caffè espresso nostro, che ha la grana più fine, e quindi il caffè viene più nero, no? Più intenso. Vabbè, a parte questo, questa breve spiegazione di caffè, qua a Gallarate ci guardano male perché non sono abituati ai Dietro. vlog, ai vlogger. Adesso era tutto buonissimo. E adesso mamma l'accompagna a casa e lei va a lavorare. Mi prende due o tre cosine che ieri siamo andate a fare la spesa ma non ci siamo ricordate di prendere. E io mi metto a montare il video, quindi oggi sarà un po' una giornata noiosa. Ma stasera, siccome c'è Santito, inizia Santito a Casorate, mi porterò con me mentre vi faccio vedere le vie e cosa andiamo a fare e tutto quanto. Buonasera, stiamo andando a Santito. Sono andata a Casorate per la festa di Santito. E ho utilizzato, non la tinta di ColourPop, quella di Mulac della collezione Glowgasm, non mi ricordo il nome. È molto molto bello, ma siccome io non riesco più a portare i rossetti normali, l'ho dovuto mattificare utilizzando una cipria direttamente sopra, che si è assorbita da Dio ed è veramente un effetto velvet vellutato, super figo, e non rilascia praticamente quasi niente rispetto a prima. Molto dark perché ho i miei pipistrelli, la mia gonna nera e tutto il resto bianco e nero. Buonasera! E questa è solo una via. Abbiamo parcheggiato praticamente a casa nostra e abbiamo fatto. Solo una via, questa è la via. Questa è la via. Non c'è gente qua. Da che via è questa, Gloria? Questa è via Torino. Ci abitavo. Ci abitavamo. Via Torino e poi inizia via Milano, nel fondo, perché ho visto anche via Milano. Io ormai credo che ho preso un buonissimo cannolo. Tutto ciò ho visto tipo, allora, un Asti, faccio Valerio? Faccio, ma chi è Valerio? Un Malamute e anche un cane lupo cecoslovacco. Andiamo bene. Allora, siamo arrivati in cima. Che tra l'altro le scale che vi ho appena fatto vedere, una volta una persona le ha fatte con la panda. Non è Angela, non l'ho inquadrata perché lei sa la storia. Io sono di qua. Esatto, vai. Io 10 anni fa ho fatto la Fontana di Trevi insieme ad altri qua. Ok. Arrivava fino a lì ed era alta più o meno 10 metri, 9 metri. Quest'anno. Ma che sta merda! Cos'è sta roba? Come
comprendi come metto a scrivere le cuore. Siamo appena andati via dall'area feste perché, come avete visto, lì doveva esserci la silent disco, ma non iniziava più, io volevo semplicemente vedere com'era. E tra l'altro l'affitto delle cuffie costava 5 euro e dovevi lasciare la carta d'identità e avevi tipo 4 stazioni nella radio, sì, cioè, nelle cuffie per sentirsi la musica. Buongiorno e buona domenica, io sono da sola, mi sono preparata per andare a giocare a Soft Air. Adesso mi metto le scarpe che sono all'entrata perché perdono ogni volta terra. Ho molto molto sonno, non so perché ho questa voce. Quindi adesso mi preparo e poi vado. Allora, sono tornata da un'oretta, mi sono già dolciata. Wow, quante cose hai preso? Hai fatto una grigliatina per noi due. Mitzega, Chloe, voi mi mangiate tutta sta roba per due? Sì. Vabbè, io riuscirò a mangiare tipo uno di questi, uno e mezzo tomino perché mi riempirò. Sì, vediamo cosa possiamo fare. Buon appetito. Ah, e poi dopo sicuramente, dopo mangiato, io farò un po' di nanna. Stasera ritorniamo a San Tito che viene anche Guido, che non lo vediamo da un sacco di tempo. Guido lì ha il bambino. Sempre più buio. Buonasera, come vedete è tardi. Il colore del cielo inganna. Sono le 8:18, stiamo andando a Casorate per il secondo giorno a San Tito. Uè, ciao. Stavi com'è? Per spegnere, vero? Sì. Spegni, spegni, che adesso andiamo. Stiamo tornando a casa a piedi, infatti c'è tutta la via che hanno riaperto. Ci sarà buio, cercherò di farmi luce tipo con il telefono sotto al mento, modalità Blair Witch Project. Comunque stasera ho incontrato un sacco, ma proprio un sacco di patatini e patatine, e sono troppo contenta. C'è stato un gruppo che mi ha fermato, di cui un sacco di ragazze e alcuni ragazzi, e questi ragazzi fanno anche loro gli youtuber, infatti volevo dargli un po' di sponsorizzazione pubblicità. Si chiama il canale The Reschi e vi metterò il nome del canale, comunque poi se troverò durante la fase editing il link al loro canale ve lo metto nell'info box. E loro fanno challenge, mi hanno detto, però io ho proposto a sti ragazzi di fare anche dei video dove facevano vedere gli outfit o cose varie, perché ho pensato in realtà non ci sono tipi che fanno queste tipologie di video e magari si pigliano male perché possono essere presi in giro, ma secondo me è una cosa figa perché le ragazze lo possono fare, i tipi no. Comunque vi li consiglio tantissimo, sono super simpatici e è stato un piacere fare le foto con loro. Oh, poi ho rivisto Thor, il Lasky, quello che avevo visto a Gallarate, che avevo fatto nel vedere nel weekly scorso. Non è vero, tutta una finta, non l'ha visto veramente. Mi piace, vero. Buongiorno e buon lunedì. Sto facendo colazione, mi sto mangiando le fette biscottate col burro e la marmellata. Mi sono preparata anche il matcha latte. Adesso faccio colazione e poi inizio a prepararmi, perché non so se oggi andrei a casa, andremo a Casorate presto, però devo sistemare anche delle cose per la valigia. Devo finire di montare il video perché ancora non l'ho iniziato. E poi credo andremo a Casorate, quindi continuo e faccio colazione. Allora, sto per andare di là a mangiare. Sto per pranzare adesso perché stavo editando e non mi sono accorta dell'orario. E sì, sono le 3 praticamente. Quindi porto di là tutto questo ben di Dio, che è la toma del biellese, buonissima, con il miele mille fiori, che ho mangiato anche stamattina, che ho preso a Casorate da Cristian, un nostro amico. E tra l'altro saluto sua figlia, anzi i suoi figli, che ieri abbiamo fatto la foto insieme. Io adoro tipo mangiare la toma col miele. E poi le 2 gallette con la semplicissima insalata iceberg con dentro il tonno. Vado di là a mangiare e intanto continuo a editare. Fa anche rima. Speriamo di non far cadere niente. Stavo cercando di fare un intro diversa, ma ho scassato un po' le palle quella vecchia. Non so se tenerla, perché Andrea ha detto che gli piace, se tenerla per i weekly solita. Sì, mi sa che la terrò magari per i weekly. Finestre che si autoaprono. Sto pensando che voi mi vedete sempre mangiare, ragazzi. Da prendermi da bere e continuo a editare. Buonasera. Allora, sapete che noi oramai tutte le sere stiamo venendo a San Tito. Io ho lasciato la videocamera a casa. Oramai siamo tutti grandi e ciao! Ciao! Pausa. Quindi niente, dopo aver fatto la foto, dicevo, stasera siamo tutti insieme appassionatamente. E c'è Guido! Guido e Family! Ciao ragazzi! Da domani sono famosa! Yeah. Yeah. Io già lo ero! Allora, lui è stato uno, insieme a Andy, che è là in fondo, sono stati i miei primi iscritti
di questo canale, ragazzi, patatini e patatine, loro sono i primi patatini, non erano mai finiti in un mio video, ma forse sì. Ciao Andy, fatti vedere, non essere timido, ciao. Vabbè, ma tu ti sei già visto mille volte quando siamo andati a mangiare anche al ristorante. Riprendi lei che sì, non si ricorda. Ciao ragazzi, è bellissimo questa cosa. Domani vi do tutti l'autografo, eh. Esatto, domani ricapitate a lei tutte le firme da fare. Vi amo patatine e patatine, vi amo. Quando guardare questo weekly dirai io c'ero. Io sono il primo ero iscritto nel fan. Sì. Di Gloria prima che lei facesse il gruppo. Esatto, lui l'ha fondato prima che decidessi. L'ho vista nascere. Quindi niente, questa serata si conclude così. Era una cosa, entrare in un video di Gloria era una cosa che volevo fare da tempo. Adesso spunterai la casella sulle cose da fare prima di morire. Sting! Fatto. Buon martedì, allora, non mi hai ripreso niente perché oggi ho preparato la valigia per andare in un posto che scoprirete nel prossimo weekly. No, non è vero, che scoprirete nell'altra parte del weekly. Mi sento giusto un po' osservata. Oggi sono andata a Milano a prendere una persona, ma non vi dirò niente perché scoprirete più avanti. Dove va Gloria? Con chi è Gloria? Lo scoprirete nella seconda parte del weekly perché siamo giunti alla fine. So che sicuramente sarà molto corta la prima parte, ma questo perché, vabbè, vi riprenderò domani l'inizio del viaggio. Oggi un casino per fare quella valigia. Lo vedete il casino? Tra l'altro dovevo farvi il video, ma non l'ho fatto. Adesso andiamo a dormire perché sono esattamente le 1:30. Le 1:44. E ci dobbiamo svegliare alle 3:30 perché alle 4 abbiamo il volo. Alle 4 dobbiamo andare in aeroporto perché dobbiamo essere lì 2:30 prima. Perché poi abbiamo il volo, la partenza. Dormiamo lì in aeroporto. Buon riposino più che buonanotte. Ci vediamo domani. Di chi è questa mano? Lo scoprirete nel prossimo video.